Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto. Oggi torniamo a Rimini, dopo essere stati a Cattolica e a Riccione nelle ultime settimane. Torniamo a Rimini per parlare di una vicenda che ha fatto tanto discutere. Nell'ultimo paio di mesi c'è stato si è riaccesa un po', però insomma una vicenda della quale si parla ormai da decenni, mi viene da dire, perché è la questura. E ne parliamo con Giulia Corazzi, consigliere del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Matteo Zoccarato, consigliere della Lega Nord. Buonasera. Buonasera a tutti. Insomma, due vecchie conoscenze di fuori dall'aula, perché non hanno bisogno di essere ulteriormente presentati. Per cercare poi di rendere più snello il dibattito, abbiamo cercato di fare una sintesi degli ultimi avvenimenti per quanto riguarda la questura. Allora vi proponiamo un servizio anche con alcuni interventi sia del sindaco Gnassi che del sottosegretario Molteni e poi iniziamo il nostro dibattito. Dare una sede degna alla questura. Se ne parla ormai da quando Rimini è diventata provincia a metà degli anni 90. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. La realizzazione dello stabile di via Ugo Bassi, il mancato accordo tra il privato e il ministero sull'affitto, le discussioni, le polemiche, le ipotesi rimaste sulla carta per sbloccare la situazione. Poi, nel dicembre 2017, le aperture contenute nel patto sulla sicurezza. Passaggio di livello per la questura di Rimini, un trasloco temporaneo nel palazzo di Piazzale Bornaccini, una volta traslocato il centro per l'impiego, poi la sede definitiva proprio in via Ugo Bassi insieme alla Guardia di Finanza, in quella indicata come cittadella della sicurezza. Ma anche l'iter del patto ha subito rallentamenti. Il trasloco del centro per l'impiego avverrà a metà febbraio in Palazzo Palloni sul Corso d'Augusto, poi partiranno i lavori in Piazzale Bornaccini. Ma a riscaldare gli animi della politica locale nazionale è stato negli ultimi mesi il concetto di temporaneo. Il sottosegretario alla giustizia della Lega, Jacopo Morrone, nel dicembre scorso aveva indicato in 18 anni la durata del contratto di locazione per l'immobile di Piazzale Bornaccini, dichiarazioni a cui aveva fatto seguito il ritiro dell'offerta per l'acquisto dello stabile di Via Bassi da parte dell'INAIL, che avrebbe dovuto poi cederlo al Ministero. Il comune di Rimini è parte lesa, quel pastrocchio lì l'hanno fatto i ministri degli interni che si sono succeduti di tutti i colori politici, io non guardo in faccia i colori politici, centrosinistra, PD, Lega, Berlusconi, tutti hanno avuto responsabilità dal 2000 in avanti. Oggi apprendiamo dal sottosegretario Morrone che la cittadella della sicurezza rimarrà così, quello scandalo creato a Roma sulla testa di Rimini, e la questura si avvia ad andare in piazzale Bornaccini per i prossimi 18 anni. Quindi ciao Guardia di Finanza, ciao esigenze dei carabinieri, ciao passaggio della questura dalla fascia C alla fascia B, trasferimento temporaneo in piazzale Bornaccini, temporaneo che diventa definitivo. Quella sede in via Ugo Bassi l'ha voluta Roma, l'ha voluta il Ministero degli Interni, l'ha voluta la Polizia, la Prefettura. Rimini è vittima e adesso l'hanno costruita e l'hanno abbandonata. Pragmatismo e non paraocchi la risposta dell'onorevole Morrone, arrivato poi il 24 gennaio a Rimini con il sottosegretario all'interno Molteni proprio per visitare gli stabili di Via Bassi e Piazzale Bornaccini. C'è il compito e il dovere da parte delle istituzioni tutte, sia a livello centrale che a livello locale, di dare una sede dignitosa, opportuna alle nostre forze dell'ordine. La questura di oggi, il posto idoneo ovviamente non c'è, c'è la necessità di razionalizzare gli spazi e quindi anche i costi, quella attuale dove siamo in questo momento è una soluzione transitoria senza perdere di vista quello che è l'obiettivo contenuto nel patto della sicurezza del 2017, verso cui le istituzioni tutte non devono perdere di vista quell'obiettivo. Una visita che ha riaperto la polemica con un duro sfogo del sindaco Gnassi contro il prefetto Camporota e il questore Improta, colpevoli di non averlo informato della visita nonostante la stessa mattinata ci fosse stato un incontro per fare il punto sul patto della sicurezza. Si sono cancellati anni e anni di corrette relazioni istituzionali. È chiaro che quanto accaduto determinerà sensibili cambiamenti nelle future modalità di relazione. L'ennesimo scivolone del sindaco Gnassi, ha risposto l'onorevole della Lega Raffaelli, chiedendosi a un amministratore pubblico che ha lanciato pesantissime critiche ideologiche contro il governo, in particolare sul decreto sicurezza, dispensando falsità a piene mani, possa dare lezioncine di correttezza istituzionale. Sul tema hanno poi preso posizione anche gli altri sindaci, 9 in linea con le critiche
politiche di Ignassi e 10, cappeggiati dal sindaco di Riccione Tosi, lieti invece della visita dei sottosegretari, definita di grande rilevanza per trovare una soluzione allo stallo ultradecennale della vicenda questura. Gli onorevoli del PD Di Maio e Manca hanno invece annunciato interrogazioni a Camera e Senato. Dal canto suo il sindaco Ignassi ha scritto invece al ministro Salvini e al capo della polizia chiedendo di mantenere fede agli impegni assunti e manifestando dubbi sulla proposta di acquisto e ristrutturazione della nuova questura da parte del Ministero dell'Interno per 30 milioni di euro, ai fini però dell'accesso ad uno specifico finanziamento del CIPE, proposta bollata come poco più che un'eventualità. Questo è il riassunto, 4 minuti per riassumere insomma parecchi anni di dibattiti e discussioni, come detto, che si sono riaccesi recentemente. Io partirei dalla voce della maggioranza in Consiglio Comunale a Rimini, consigliere Corazzi. Ma diciamo che questa è una vicenda per noi molto dolorosa, nel senso che questo è una vicenda che io mi sento di vivere prima di tutto più che da politico o esponente di un partito, come cittadina, come amministratrice di una città che è dagli anni 90 che prova a costruire comunque un'esigenza per il territorio, cioè quindi una sede degna per le forze dell'ordine, una sede che è importantissima per il territorio e per l'intera provincia di Rimini, in quanto comunque è garante non soltanto di una degna sistemazione, ma anche di un progetto di sicurezza coordinato su tutto il territorio che può avere una sede degna. E poi, come era stato poi anche deciso nel patto per la sicurezza, permetterebbe anche di salire finalmente a quel gradino successivo, quindi alla fascia E e B sul tema della sicurezza e delle forze dell'ordine. Quindi per noi questo è un tema doloroso, un tema difficile da affrontare, ma soprattutto in questi termini, cioè dove non c'è più quella responsabilità e quella consapevolezza che qualsiasi soluzione si possa trovare da oggi nei prossimi anni, anche non tenendo conto di tutto il percorso che è stato fatto, di tutti i mesi in cui il Comune ha sempre cercato di essere propositivo nel trovare una soluzione senza mai, come è stato detto anche più volte, osteggiare alcuni o d'altri, ma non possiamo non tener conto che qualsiasi decisione o qualsiasi soluzione si possa trovare non può mettere in campo il fatto che la questura, che quello bobrio in via Roma, rimanga così, cioè nel cuore della città. Qualsiasi soluzione proposta, qualsiasi pensiero non può tener conto di questo, e questa è la nostra priorità, la priorità di tutti i cittadini di questa città e della provincia di Rimini, che non possono accettare una situazione del genere. Zoccarato? Sì. Questa vicenda alla quale abbiamo assistito strettamente a livello mediatico, a mio avviso, è l'ultimo sintomo di una malattia che ha colpito la città da diversi anni ormai, la malattia che io ho definito gnassite, d'accordo? Quella malattia che poco importa se chiude un asilo nido a Covignano, poco importa se chiude una materna a Corpolò, poco importa se abbiamo un sistema di trasporto pubblico che fa schifo, scusate il francesismo, poco importa se la città è in cima a tutte le classifiche dei reati, eccetera, eccetera. Abbiamo il teatro che dialoga con la rocca, abbiamo il parco sull'acqua e non c'è nessun problema, va tutto bene. Ecco, questa è la gnassite, d'accordo? Rimini, la città di Rimini, a causa della gnassite è diventata una bella signora ben truccata alla quale puzzano però le ascelle, d'accordo? E qui con la vicenda della questura abbiamo raggiunto l'apoteosi con il malato principale di gnassite numero uno, che è il sindaco, che su questa vicenda ha avuto delle reazioni veramente spropositate ed inqualificabili per chi non lo conosce, perché per chi lo conosce sa benissimo il personaggio che è, e quindi non ci stupiamo più di nulla con l'attacco a ministri, a sottosegretari, a prefetto e questore, eccetera, 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 parlando di questura. Quando tu parli di questura a una persona affetta da gnassite, la prima cosa che gli viene in mente è lo stabile di via Ugo Bassi, d'accordo? Che è sicuramente un problema gravissimo per la città, un ecomostro in una delle zone più importanti della città. Se però vieni a parlare di questura ad una esponente della Lega, la prima cosa che gli viene in mente è il motivo per cui quello stabile fu costruito, ovvero il fatto che le nostre forze dell'ordine
da 20 anni lavorano e operano in situazioni insindacabili, in 3 sedi distaccate, dentro i garage veri e propri. Io sono stato anche personalmente in riunione da un ispettore che per farmi entrare nel suo ufficio ha aperto il garage, ed era una situazione che non era più sostenibile, d'accordo? Tutti vogliamo risolvere il problema dello stabile di via Ugo Bassi, ma era fondamentale trovare fin da subito un problema, perché è 20 anni che stanno aspettando, continua a passare il tempo, la situazione non si sblocca, la soluzione gliel'abbiamo trovata e le parti in causa sono tutte pienamente contente. Corazzi? No, mi fa ridere l'agnassito, perché allora quando parliamo della Lega possiamo dire che invece loro hanno la pratica del minestrone, cioè buttiamo tutto dentro, cose che non c'entrano niente, dal più dal meno, facciamo un bel minestrone così qualcuno lo facciamo contento, perché nella critica qualcuno si fa sempre contenti, cioè passare a dire che ci sono temi più importanti, meno importanti, cioè qua stiamo parlando di un tema che tocca tutte le persone, tocca tutte le famiglie riminesi, che è quello della sicurezza, quindi cioè, questo tema è importante tanto quanti altri, quindi non è che su questo tema, perché il sindaco fa le sceneggiate, che poi a dire del collega sceneggiate, ma è un amministratore che forse è uno che con tutti gli altri a volte che hanno anche preceduto, ma che in questi anni su questo tema ci ha messo la faccia pesantemente, lui con tutta l'amministrazione, per cercare una soluzione a problemi che io posso dirlo a 26 anni appena fatti, cioè io ero nata in quegli anni lì praticamente, cioè problemi che sono, vengono da tantissimo tempo, e quando una persona si mette con serietà provando a trovare una soluzione che era stata trovata, fino a che non sono arrivati qua i fenomeni delle soluzioni alternative, che c'era una soluzione poi firmata a dicembre dello scorso anno anche con sindaci, cioè di tutto il territorio, di altre forze politiche, quindi non è che una soluzione che è stata fatta dal sindaco Gnassi o dalla giunta, dall'amministrazione riminese, così a sentimento, è stata una soluzione e comunque un patto per la sicurezza condiviso da tutti, da moltissimi sindaci della provincia. Poi dopo, cioè, se vogliamo parlare, no, che gli esponenti della Lega pensano di essere in campagna elettorale continuamente, quindi continuamente, cioè dove qualcuno fa il contento, ne scontenti una piccola parte, però noi proviamo, no, a farne contenti più che possiamo, raccontando anche le cose così come non sono. C'era una soluzione in campo, c'era un patto per la sicurezza, e la soluzione di via Bornaccini in modo alternativo, in modo temporaneo, siamo stati i primi noi a proporla, siamo stati i primi a vedere la necessità di dare un posto nel frattempo che si sistemava la questura in via Roma alle forze dell'ordine. Ma non stiamo parlando di una soluzione temporanea, ma qua parliamo di 20 anni, 18 anni, ma questo non è temporaneo. Ma io vorrei che qua il consigliere Zoccarato o comunque gli esponenti di questo partito che sono al governo, per una volta, piuttosto che giornali, uscite, incontri con il prefetto, quant'altro, con i loro esponenti, prendessero un impegno serio. E prendere un impegno serio vuol dire: benissimo, facciamo un contratto di 20 anni su via Bornaccini, sulla sede di via Bornaccini, benissimo, cosa facciamo con via Roma? Perché questo ancora io non l'ho sentito dire da nessuno. La buttiamo giù, ci facciamo qualcos'altro? Io non l'ho capito da nessuno, se non cose proprio pochissimo concrete. Quindi io mi aspetto che una forza di governo che attualmente ha tutti gli strumenti per dare delle risposte le diano, perché non possiamo sempre permettere di essere in campagna elettorale continuamente, perché ci sarà l'agnassite, ma voi siete poco più là, quindi a questo punto spetta a voi dare delle risposte. Che fine farà via Roma? Allora giriamo la domanda a Matteo Zoccarato. Sì. Io ricordo bene il giorno in cui fu firmato quel patto della sicurezza, come ricorda giustamente la collega Corazzi, a fine 2017, alle porte di una campagna elettorale che eravate consapevoli non avreste mai vinto, d'accordo? Vabbè, e quindi è venuto il ministro Minniti a sottoscrivere un patto che ovviamente tutti i sindaci firmano. Accidenti, accidenti, vi garantisco la questura, vi do più forze dell'ordine, il sindaco di qualsiasi parte politica lo firmerebbe, d'accordo? E siamo tutti d'accordo che la soluzione ideale per la questura è metterla in via Roma, e quindi sono d'accordo con i sindaci della nostra parte politica che hanno firmato quel patto. Però quel patto non diceva né quando, né come, né dove. Ma parliamo, insomma, di una struttura, parliamo di una struttura che è ferma lì a marcire da 20 anni, nessun governo di tutti i colori politici è riuscito a risolverla, e parliamo comunque di 8 milioni per acquistarla e decine di milioni per rimetterla in sesto. Non è una cosa che si può risolvere dall'oggi al domani, non sicuramente con un contratto scritto in piena campagna elettorale dicendo oggi firmiamo, il problema lo risolve però chi governa dopo. Non esiste, non esiste.
Quindi era fondamentale trovare una soluzione fin da subito, andando ulteriormente a risparmiare, perché il contratto che verrà firmato comunque comporterà un canone ben più basso rispetto a quello che andiamo a spendere per la nuova questura. Sono stati inviati, arriveranno a febbraio, 8 nuovi poliziotti, di cui uno addirittura della Polizia Postale, che ricordo il governo precedente voleva addirittura debellare. E adesso abbiamo il tempo necessario e idoneo per ragionare su come recuperare il discorso di Via Roma. Noi prendiamo atto di quel contratto, lo rispetteremo sicuramente, ci sediamo a un tavolo e ragioniamo. C'è una richiesta da parte dell'Agenzia del Demanio di 30 milioni di euro al CIPE per andare recuperare quella struttura e andare anche a rimetterla in sesto. È ovvio però che si parla di 30 milioni, non sappiamo se ci vorrà un anno, due anni, tre anni. Nel frattempo cosa fanno i nostri poliziotti? Continuano a lavorare negli scantinati, non esiste. Abbiamo spinto per chiudere il prima possibile questo contratto, che durerà 18 anni, ma durerà 18 anni il contratto, adesso io spero che sia semplicemente poca conoscenza del mercato immobiliare e non si voglia andare a punzecchiare per questioni politiche, perché la proprietà privata dell'immobile di Piazzale Bornacini ci dovrà fare dei lavori, d'accordo, e dei lavori anche importanti, perché noi non stiamo andando ad affittare una casa, stiamo andando ad affittare una questura, là dove c'erano prima degli uffici bisogna metterci delle celle di sicurezza. E quale proprietà privata ti va a stravolgere il proprio immobile se non gli si garantisce quantomeno una certa continuità nel rapporto? È per questo che probabilmente questo contratto è stato firmato e sottoscritto per questo tot di anni, ma nel frattempo abbiamo anche tutte le possibilità per andare a risolvere per Rimini anche il problema di Via Roma. Corazzi, cosa ne pensa? Sulla sicurezza, insomma, un patto da campagna elettorale lo ha definito il consigliere. Dicendo che si sapeva che avremmo perso, quindi se si sapeva che si sarebbe perso, che necessità c'era, no? Cioè, però di fare delle promesse consistenti, che poi promesse consistenti, è stato un patto, promesse consistenti, come diceva il collega, però fondato anche, cioè, sulle date oggettivi, cioè ci dimentichiamo sempre che poi qua si può dire tutto che è il contrario di tutto, ma non è vero che non c'era niente, non è vero, cioè c'era un accordo con l'INAIL che si era presa l'impegno entro il 2019, entro l'estate di 2019, di valutare con l'Agenzia del Demanio una proposta sull'acquisto della struttura. Questa offerta poi, con tutto quello che è successo, con il governo che si è messo in mezzo, quant'altro, che è stata ritirata a gennaio, ma che era una cosa concreta, era una possibilità concreta, che cioè, prevedeva la sistemazione della questura e poi prevedeva soprattutto che quello spostamento in viale Bornacini fosse provvisorio. Ma quindi su queste cose qui lei, l'offerta è stata ritirata dopo le uscite che c'erano state sul finire dello scorso anno? Ma certo, anno. Tanto che adesso io credo che si andrà anche a capire a livello legale, nel senso, come procedere, perché comunque c'erano degli accordi presi in atto, perché non è che gli accordi li fa soltanto una parte politica, c'erano varie forze, c'è una situazione difficile, difficile, dove io mi aspettavo che chi mettesse le mani a partire da questo nuovo governo, magari prima di sparare a zero, prima di andare sui giornali, prima di fare delle cose, fare delle proposte che non stavano né in cielo né in terra, almeno si informasse, almeno con cautela e con sensibilità su quello che si stava facendo e sugli accordi che erano in atto. Così non è stato, a mio parere, perché come sempre si esce sui giornali e si prova a dare quel briciolo di consenso facile, come è stato fatto questa volta. Ma poi parliamo, cioè, di una soluzione, quella di via Bornacini, che è stata da sempre prevista, ma da sempre come soluzione temporanea, e non c'era scritto da nessuna parte che questa soluzione temporanea dovesse essere di 18 anni o quant'altro, nel livello, cioè, di mercato, come prova a dire il collega, cioè, si sapeva benissimo che quella sarebbe stata una soluzione temporanea, perché l'obiettivo primario rimane quello di sistemare la questura. Non possiamo, cioè, tornare indietro al 2016, al 2011, quando è entrata questa amministrazione che era tutto fermo, non possiamo tornare indietro a quella volta a dire vedremo eventuali accordi, il CIPE e tutto quanto, non possiamo tornare indietro, cioè l'obiettivo deve essere quello di sistemare quella struttura, e se non viene sistemata quella struttura bisogna trovare un'alternativa. Io la domanda che prima ho fatto al collega Zoccanato non ho ancora avuto una risposta, cioè cosa si fa con quella struttura? Ci penseremo, vedremo, con calma, ma cosa è che dobbiamo aspettare ancora? E nel frattempo spostiamo le forze dell'ordine là, comunque in una struttura che lo stesso, cioè, non è adeguata, rinunciando a quello che non sarebbe stata una semplice sede
delle forze dell'ordine, ma sarebbe stato molto di più per tutto il territorio riminese. Quindi io voglio capire effettivamente allora quali sono queste fantastiche soluzioni in campo, oltre allo spostamento in via Bornazzini, che era già stato comunque previsto. Non voglio parlare dei 18 anni, del tempo infinito per cui voi avete detto che andranno lì. Benissimo, quindi cosa facciamo con questa questura in via Roma? Cosa facciamo? Mi ripeto, c'è questa richiesta fatta al CIPE che dovrà fornire 30 milioni, tra le altre cose l'INAIL non ha ritirato la propria offerta perché qualcuno del governo gli ha detto no, guarda, a me lo stabile di via Roma piace così, lasciamolo così com'è. Assolutamente no, semplicemente quando si è dovuto coordinare con l'agenzia del demanio, l'agenzia del demanio gli ha detto guarda, io però i soldi ce li ho pronti nel 2020, cosa facciamo? L'INAIL fa un investimento da 8 milioni di euro per recuperare. I tempi erano fino all'estate 2019, quindi si poteva benissimo aspettare e trovare un accordo. Benissimo, ma cosa fa? Tiene ferma l'INAIL, non può fare questo. L'INAIL come si comporta solitamente? Acquista questo tipo di immobili, li dà in affitto ad altre pubbliche amministrazioni e quindi l'investimento che l'INAIL fa con l'eventuale liquidità quindi che ha in eccesso, d'accordo, la fa subito capitalizzare, la fa subito ritornare in circolo grazie agli affitti che riscuote. Non può, l'INAIL non poteva acquistare adesso l'immobile e poi tenere tutto fermo per almeno 2 anni, come non se lo potevano permettere la questura e i poliziotti, d'accordo. Non e quindi e questa è stata l'unica soluzione, ma ci siamo presi l'impegno in ogni caso di risolverlo ugualmente. È stata fatta questa richiesta al CIPE di 30 milioni per andarla a recuperare. Senza una fare le cose in fretta e in furia, senza andare a fare delle promesse vuote, d'accordo, e nel frattempo le nostre forze dell'ordine continuano a lavorare negli scantinati e quindi sicuramente la soluzione, l'impegno noi ce lo siamo presi, c'era un contratto firmato dal precedente governo ma noi lo rispetteremo, ce lo siamo presi e, tra le altre cose, tra le righe, no, si è cercato un attimino di andare a giustificare la reazione no, del sindaco eccetera eccetera, ma l'onorevole Raffaelli l'ha spiegata benissimo poc'anzi. Il sindaco su questa vicenda, visto che siamo accusati, no, di fare campagna elettorale su tutto, il sindaco è un anno che sta facendo campagna elettorale su tutto, su tutte le leggi che questo governo sta emanando e che coinvolgono i comuni, lo ha fatto sul decreto sicurezza e lo ha fatto anche su questa vicenda qua. Evidentemente quando sono arrivati i sottosegretari, d'accordo, a visionare la situazione, né loro, né il questore, né il prefetto hanno ritenuto probabilmente utile avere anche un sindaco dietro che non parla e non vuole risolvere i problemi, ma decide semplicemente di far casino, probabilmente perché il partito gli ha detto nel 2021 vai a lavorare e ora che ricominci un attimino a fare un po' di politica, probabilmente il messaggio che il partito gli ha dato è questo. E quindi senza avere una persona che sbraita, senza stare lì a urlare per il nulla come fa sempre lui di suo solito, sono andati a visualizzare il problema, lo hanno risolto e risolveremo anche il problema di via Roma. Ma non mi sembra che sia d'accordo. Ma io credo che queste cose sono gravissime, quelle che ha appena detto il collega. Ma io credo che vuol dire che in questo paese allora niente ha più valore, non ci sono dei ruoli prestabiliti, non c'è un codice di comportamento da rispettare. Cioè vuol dire che chiunque, cioè se io vado, non so, in una città dove c'è un governo leghista, dove il sindaco mi sta sulle palle perché è esuberante, 300.000 problemi, allora io mi arrogo della facoltà di non coinvolgerlo. Ma di cosa stiamo parlando? Questo è il motivo per cui questo governo continuamente prende delle posizioni che non fanno bene a questo paese, non fanno bene a questo paese, perché non è vero che si può fare tutto, che tutti possono fare tutto, è una questione di rispetto. Il sindaco in quell'occasione andava invitato perché è il sindaco di questa città. Poverino. Che si è occupato in quanto sindaco, che anche il tuo sindaco. Poverino. Non è, come hai definito te, soltanto un esponente politico, ma è un sindaco della città, che ha un ruolo amministrativo, sì, invece, che va rispettato e va tutelato come tutte le altre volte in cui si va nelle città di diverse forze politiche. Questa cosa va preservata, perché no? Perché sennò c'è anarchia più totale, che forse è quello che volete voi, perché fate allora, cioè, avete fatto per anni campagna elettorale su qualsiasi cosa, è meglio che non parla di altro.
qualsiasi c'è decreto, legge che il governo precedente faceva, non mi sembra che voi eravate tutti mansueti a dire ok, allora va benissimo, l'hanno fatto, ci atteniamo. No, non mi sembra così, proprio per niente. Dai diritti a tutte le leggi che sono state fatte in passato dal governo precedente. Adesso, cioè, loro fanno, sbrigano, bisogna stare tutti zitti, accondiscendenti. Vengono degli esponenti del governo sul territorio, il sindaco non viene coinvolto, ah, ma va bene, perché il sindaco è difficile, esuberante, quant'altro. Ma di cosa parliamo? Questa è una mancanza di rispetto per i cittadini che hanno votato quel sindaco e che hanno votato questa amministrazione, di tutti i cittadini. Questa è una mancanza di rispetto e non va tollerata minimamente, indipendentemente dalle posizioni pubbliche che ha preso il sindaco, come hanno fatto anche tutti gli altri esponenti del vostro partito. Io, cioè, se il tema è questo, proprio non ci sto pienamente. Poi c'è su altre cose, c'è l'INAIL che si ritira, cioè c'era un accordo fino al 2000, che valeva fino all'estate del 2019, dove con l'Agenzia del Demanio doveva proporre un progetto e una fattibilità di investimento, e l'INAIL si era impegnata a spendere quei soldi fino al 2019. Evidentemente è successo qualcosa che ha rotto questo accordo. Evidentemente le condizioni che si sono messe non sono state favorevoli, ma quelle condizioni di sicuro da dicembre a oggi, ad alzare i toni, non è stato il sindaco. Anzi, perché io voglio dire, ma quest'anno in questo territorio ci siamo visti portare via soldi per le periferie, così dal nulla. Questura, progetto fatto, accordi presi, tutto carta straccia. Decreto sicurezza che farà più danni, l'abbiamo detto due settimane fa, sul territorio che altro, ma sì, si sta già vedendo. Anzi. E quindi di cosa parliamo? Cioè che bisogna sempre stare impassibili a tutto soltanto perché ci sono loro? A me questa cosa non mi sembra assurda, e non tollero queste mancanze di rispetto verso le amministrazioni e verso le istituzioni, perché allora vuol dire che davvero in questo paese vale tutto, e per me non è così e mai sarà così. Zuccarato? Ah, c'è poco da aggiungere, mi sembra di capire che le posizioni, bisogna che le istituzioni imparino prima di tutto l'educazione, d'accordo, perché lanciare l'etame su prefetto e questore che fanno il loro lavoro da anni con diligenza, definire codazzo due sottosegretari, un onorevole, un segretario di partito e un consigliere comunale, ma che era il mio collega Grotti, che era stato chiamato semplicemente per andare a fare le riprese dell'evento, essendo lui impegnato nel campo della cinematografia, d'accordo? Non sapevo neanche io che veniva quel giorno, sottosegretario. Sono sincero, io neppure lo sapevo. Ah, vuol dire d'accordo? Che conti poco. Non è così. Semplicemente quella era una visita istituzionale su un non accordo. Non era una visita istituzionale, su un accordo perché già preso, non c'era il sindaco. Dove il sindaco ha già espresso su più fronti, in maniera anche poco educata, se mi posso permettere, magari con questi toni lo capisci meglio, la sua posizione. Irremovibile, perché è da mesi che ci tempesta di comunicati stampa, strumentalizzando ogni singola questione sulla vicenda senza avere l'intenzione di aprire un dialogo, senza voler cercare di capire la situazione, d'accordo? E se quindi la mattina stessa né il prefetto né il questore, che non hanno incontrato il sindaco, gli hanno detto oggi pomeriggio arriva il sottosegretario, probabilmente questa opinione del sindaco siamo un po' in tanti ad averla, d'accordo? Ma non esiste sta cosa. Ma non esiste, perché, cioè, nel senso, quindi a parte prima che prendiamo atto, no, che quello che ci ha detto il consigliere Zuccarato, che il 24 gennaio, quando c'è stata questa visita, quindi tutto deciso, già tutto fatto, l'ha appena detto, quindi, cioè già tutti presi atto che quindi quello che loro hanno deciso si farà. Quindi coinvolgimento della città, zero. Consiglio comunale che a breve comunque dovrà votare sulla deroga in via Bornacini, non calcola. Questo è quello che fa la Lega, cioè viene dall'alto con delle scuse assurde, il sindaco maleducato, posizioni difficili, quando ha fatto semplicemente quello che ogni amministratore che tiene la propria città avrebbe dovuto fare. Questo è quello che fa la Lega, viene dall'alto, impone senza considerare minimamente tutta la parte sociale, la cittadinanza, il pensiero. Sono loro quelli delle assemblee, quant'altro, prendono una decisione del genere che lascia un ecomostro lì, ma per i cittadini, cioè quell'ecomostro lì lo vedranno tutti, sarà in mezzo alla città, e loro che sono quelli delle assemblee dal basso, quant'altro, vengono decisione dall'alto con i loro onorevoli, quant'altro, impongono la loro visione, incontro che non è istituzionale, perché se non c'era il sindaco a questo punto non so neanche che incontro sia stato, però così va bene, noi dobbiamo tutti attenerci a questa situazione e noi dobbiamo avere la responsabilità, poi, perché dopo ci richiedono la responsabilità in consiglio comunale di votare tutto quanto, cioè su una decisione presa da loro. Cioè se questa cosa fosse successa a parti invertite,
sarebbe venuto giù il mondo. Ma sarebbe venuto giù il mondo. Per me queste prese di posizione sono assurde. Cioè, già dire che il 24 gennaio era tutto deciso senza coinvolgere minimamente l'amministrazione, che deve essere coinvolta in queste cose. Non è che l'amministrazione deve andare a bussare alle porte, come comunque ha fatto, dicendo scusate, ci siamo anche noi. Ma di cosa parliamo? Ma questa, cioè, è la prima cosa da fare. È stata fatta una riunione la mattina dal prefetto, che poi le posizioni del sindaco Ignassi sono le sue, lì c'erano tantissimi altri amministratori, c'erano, che avevano altre posizioni e anche altri profili rispetto alla questione, rispetto al prefetto, quindi non è che tutta l'amministrazione o tutti gli amministratori hanno avuto l'atteggiamento del sindaco, che è suo, personale, e lui sono sicura che non avrà problemi a giustificarlo. Ma quindi dire che per questo motivo nessuno va coinvolto, una decisione calata completamente dall'alto, allora va bene, perché abbiamo un sindaco difficile a Rimini, per me questa cosa è assurda ed è inaccettabile. Oltretutto perché l'unica soluzione adesso in campo, quindi, è andare là 20, 30 anni, quando sarà, poi tanto sappiamo tutti, no, come funziona in Italia, vedremo, faremo, rimarrà tutto così, perché lo sappiamo, lasciamo quell'ecomostro lì con un investimento del CIPE, che praticamente è aria fritta, di 30 milioni. Ma di cosa parliamo? Ma questa è una situazione gravissima, per di più già tutto deciso. Allora io mi chiedo di cosa stiamo a discutere qua stasera, cioè possiamo andare anche a casa a questo punto. In consiglio comunale verranno con le loro forze altissime, ci chiederanno un senso di responsabilità, perché tanto comunque come sempre dovremmo essere noi a farlo. E io voglio proprio vedere come giustificheranno questa cosa, ma con i cittadini. Vediamo cosa dovrà passare in consiglio comunale, una variante relativa alla zona di Piazzale Bornaccini, insomma, quello stabile. Sì. No, ma ce lo spiegherà bene il collega Zoccarato. Ecco, cosa votiamo in consiglio comunale? La variante, d'accordo, la variante. Che dovevamo già votare tempo fa, ma visto che il patto della sicurezza... No, perché non l'abbiamo votata? Perché il patto della sicurezza prevedeva entro il 31 febbraio del 2018, 29 febbraio del 2018... E cos'è successo? Che Salvo Bonaccini venisse liberato e ancora siamo qua dietro. E perché siamo qua dietro? Quindi non è che siamo noi, ce lo dirà lei... Ah no, io lo so bene, perché dopo qua, come dicevo prima, vale tutto. Siamo ancora dietro, perché tra la proprietà di Viale Bornaccini e il comune, che anche oggi è uscito sui giornali, che si spera che il comune non osteggi, ma il comune anzi ha favorito nel possibile tutti i processi, tanto che noi eravamo prontissimi. Cioè è la proprietà che deve portare tutti i documenti sul tema e noi stiamo tranquillamente aspettando che questo avvenga. Cioè, e non è ancora avvenuto, anzi mi sa che questi giorni ci sono visti, non lo so, a portare... L'intervista sul resto del Carlino al proprietario dello stabile. Quindi non mi sembra che dipenda dal comune, che anzi si è dato molto disponibile, in quanto la soluzione di via Bornaccini, ripeto, non è venuta da loro, per niente, anzi. Quindi il comune è sempre stato molto disponibile, e se i tempi si sono allungati è per questi motivi, però diciamole le cose. E quindi io ripeto, in consiglio comunale ci vengono a chiedere un atto di responsabilità calato dall'alto. E noi cosa faremo? Cosa faremo? Faremo quello che dobbiamo fare sempre. C'è anche un motivo. Se l'amministrazione non è stata in grado di risolvere il problema e ancora oggi chiede a Roma di risolvergli il problema, Roma gli risolve il problema. Ma c'è che lo deve risolvere il problema? Roma gli risolve il problema. Così non è risolvere il problema. Il problema principale rimane. Dare degli uffici decenti ai nostri poliziotti che 20 anni che aspettano. Via Roma è un problema gravissimo che va risolto, ma la priorità era dare una sede adeguata alle nostre forze dell'ordine. 20 anni, d'accordo? Perché adesso sembra quasi che via Roma, come tante altre cose, sia un problema di Salvini, d'accordo? È stato lui a crearlo, quando in realtà non è così, d'accordo? Quindi siamo tutti d'accordo che tutta la responsabilità non ricade sulle amministrazioni comunali, perché nel corso degli anni sono succeduti governi di vari colori, destra, sinistra, d'accordo, professionisti, cause, proprietà, d'accordo, quindi le responsabilità sono condivise da tutti. Però da qui a dirmi che adesso il problema non si risolve perché a dicembre è stato firmato un patto vuoto, perché mi si dice noi vogliamo risolvere il problema in questo modo, ma non mi si dice come. Evidentemente Minniti, quando è venuto a firmare quel patto, non è andato a parlare con la proprietà di via Bornaccini, d'accordo, evidentemente non si è molto ben chiarito con l'agenzia del demanio, eccetera eccetera eccetera. Quindi ripeto e ribadisco, via Roma verrà risolta, ma la priorità essenziale era dare un posto di lavoro
decente alla nostra polizia. Ci sono un paio di messaggi, uno critico nei confronti del consigliere Zoccarato, l'altro diretto al consigliere Corazzi, ve li leggo. Zoccarato sa di mentire sull'accordo del 2017, ma come il suo governo sa fare solo chiacchiere, proposte zero, questo scrive Marino, mentre Adolfo scrive ma il PD ha chiesto ai cittadini se l'ecomostro del TRC lo volevano, 130 milioni e passa, questo è il riferimento insomma al coinvolgimento popolare. Così, un colpo per uno, io ve li ho assestati. Consigliera Corazzi. No, allora, a parte il fatto del patto vuoto che ha appena detto il consigliere Zoccarato, cioè il patto vuoto firmato, ripeto, anche dai loro sindaci che sulla fiducia firmano un patto vuoto, a così dire, che non era vuoto, perché c'erano delle cose concrete, come per esempio il salire di livello della fascia, che è una cosa totalmente passata sotto banco, ma niente, con la proprietà di Viale Bornaccini c'erano degli accordi, tutto quanto, tanto che era già avviato il procedimento, quindi ma di cosa stiamo parlando? Quell'accordo era stato un passo molto importante in direzione di una soluzione che sarebbe stata in campo da qua a giugno 2019, ancora non mi sembra che siamo arrivati a giugno, però loro hanno deciso, ripeto, di calare la loro decisione dall'alto, perché questo è stato sulla domanda del TRC, nel senso, io non c'ero, mi dispiace, lo capisco, però quella è un'opera ben diversa, perché qua si tratta davvero di lasciare, un'opera che non avrà niente, ma dico niente di positivo per il territorio, perché sarà un degrado che andrà avanti per anni e anni e anni, e anzi sarà sempre peggio, perché già abbiamo visto in che stato di degrado è. E che mi venga a dire adesso il consigliere Zoccarato come soluzione che la priorità sua è spostare le forze dell'ordine, ma noi abbiamo concordato tutti su quello, tanto che questa soluzione era già in campo, dal patto della sicurezza era già in campo questa soluzione, il patto vuoto, che però già prevedeva questa soluzione, quindi io mi chiedo, ma di cosa stiamo parlando? Benissimo, spostiamoli là, io non c'ho nessun problema. Spostiamoli là, voglio un impegno serio e concreto che mi diciate che via Roma viene sistemata, se no buttatela giù, ma non si può sempre fare così, che quando sei al governo le responsabilità non sono vostre perché gli altri prima hanno fatto male e poi quando non eravate al governo gli altri che ci sono adesso stanno facendo male e rovinano tutto, la responsabilità è vostra, tanto che venite in consiglio comunale dicendo che il sindaco ha fatto tutte le sceneggiate e quant'altro, che non vi importa delle istituzioni, che non vi importa niente di quello che è a livello amministrativo di una città, non vi importa niente dei cittadini, quindi venite in consiglio comunale, voglio vedere con che faccia, ma io voglio vedere con che giustificazioni verrete in consiglio comunale dicendo che è già tutto fatto da voi senza coinvolgere la città, i cittadini, il sindaco, l'amministrazione, una cosa che ripeto che è gravissima, e nonostante questo il problema rimarrà, perché non mi ha saputo dare uno straccio di soluzione in questo momento, se non ha un'ipotetica acquisizione di Nuvola con 30 milioni del CIP, un finanziamento che è nullo. Come quel patto. È nullo. No. Come quel patto. Perché non è così? Perché nel patto era previsto un accordo ed era previsto entro il 2019 un impegno di acquisizione ed una progettualità che stava partendo. Che in questo clima, purtroppo, quando uno dice che il 24 gennaio le cose sono già belle che fatte. Adesso il clima conta. 24 gennaio le cose sono già fatte, a questo punto uno dice: già fatto tutto, buona. Di cosa parliamo? Poi il contratto con il proprietario di Piazzale Bornaccini ancora deve essere sottoscritto ufficialmente. Sì, però l'accordo è stato trovato. L'accordo è stato trovato, sì, quindi... Sì. Vi sottopongo invece una proposta, insomma la buttiamo lì, che aveva avanzato in tempi non sospetti e poi l'ha riproposta anche il vostro collega, il consigliere Gioenzo Renzi, che ha detto l'unica strada oggi praticabile per risolvere la questione questura, secondo lui, è che il comune acquisti la struttura di Via Bassi tramite esproprio per pubblica utilità, coprendo la spesa con gli introiti dell'affitto. Una cosa che aveva proposto nel 2004, quando erano sorti i primi problemi con la proprietà di quello stabile, il mancato accordo sull'affitto. Insomma, cosa ne pensate? Zoccarato? È una soluzione papabile. Si poteva anche pensare 10-15 anni fa, anche perché a me viene da pensare che quello di Via Roma non è, diciamo, il primo bubone, no, che ci troviamo in questa città. Forse saremo un po' sfortunati noi ad appaltare i lavori. Abbiamo la piscina in Via della Fiera, Acquarena, abbiamo le colonie, senza parlare di tutti i casini sorti con i palacongressi, d'accordo? Ci si poteva pensare prima, effettivamente, invece di aspettare per 20 anni la manna dal cielo e poi magari dare la colpa a Salvini
o la Lega. Oppure si poteva addirittura pensare, ma ai tempi della convenzione, di inserire una clausola, no? Qualora tutto andasse storto, cercare una fideiussione, una clausola per tornare in possesso dell'area. Non è stato fatto, non è stato fatto in questi 20 anni. Questa potrebbe essere sicuramente una soluzione papabile per risolvere il problema. Consigliere Corazzi? Ah sì, ma la semplificazione di questa vicenda, che è una vicenda, cioè, che piace molto, no? Al consigliere Giocalato, semplificare tutto, cioè... Una società privata, che è la Dama, che anni addietro appunto si era impegnata nell'acquisizione e nella ristrutturazione di questo spazio, è una società che è fallita, dove sono ricorsi dei procedimenti, cioè, legali, in cui è stato coinvolto anche il comune, che poi comunque ha anche vinto, un curatore fallimentare, cioè una vicenda complicata, dove non è che, cioè, dentro c'era soltanto un giocatore, ce n'erano tanti. Trovare la quadra tra tutti questi giocatori è stato sempre molto difficile, soprattutto perché c'era una parte legale nel mezzo non scontata, quindi semplificare così la vicenda è di nuovo prendere in giro le persone. Cioè, poi il comune, che in questa vicenda comunque ha una parte, cioè, minoritaria, nel senso che questo è stato un accordo che è nato tra il Ministero degli Interni e l'azienda privata che si era impegnata a costruire la struttura. Cioè, il comune aveva un ruolo soltanto di garantire la prosecuzione dei lavori e di garantire appunto un accordo, tutto qua. Ma quindi, cioè, cosa stiamo dicendo? Che il comune adesso, cioè, poi adesso, quando non c'erano le condizioni allora, per tutta la parte legale, per tutti i procedimenti che richiedono anni, anni per essere svolti, cioè adesso noi dobbiamo fare un investimento enorme, enorme, che è anche fuori dalla nostra portata, quando la responsabilità di questo fatto, io non mi nascondo dietro ai colori politici dei governi che si sono susseguiti, non è del comune. Non è del comune. E oltretutto, cioè, se allora questa era una soluzione che il consigliere Giocalato ha detto bene, papabile, certo, io mi chiedo perché al posto di decidere tutto allora non si sono seduti a un tavolo a proporla, al posto di dire il 24 gennaio tutto è deciso, tutto fatto. Bene, c'è, perché questa soluzione non l'hanno fatta? Vi do questa comunicazione, siete ancora in tempo eventualmente. Ah, siamo ancora in tempo, fanno incontro istituzionale senza di noi. Tra un po' andiamo in consiglio comunale, il 24 gennaio tutto deciso, siamo ancora in tempo. Bene, la speranza è l'ultima a morire. Però vorrei ricordare al consigliere Zoccarato che questa volta, rispetto alle altre, la faccia ce la state mettendo, perché questa volta la faccia, le promesse e la garanzia la state mettendo voi. Quindi dopo è molto difficile alla gente e la responsabilità a raccontarla diversa. Le raccomanderà la bontà di questa operazione. Benissimo, me lo auguro. Per i prossimi 20 anni. Siamo quasi in chiusura, allora vi chiedo di fare un salto in avanti di un anno. Come vedete questa situazione tra un annetto, Zoccarato? Tra un annetto io vedrò le nostre forze dell'ordine finalmente lavorare in una location umana, vedrò i costi degli affitti che lo Stato comunque paga ben ridotti rispetto alle 3 sedi distaccate che adesso noi paghiamo, non vedremo più garage, non vedremo più uffici su una veranda, vedremo le nostre forze dell'ordine lavorare in una location adeguata, con più forze, come dicevo prima, a disposizione, perché 8 ne arriveranno a febbraio e probabilmente tante altre ne arriveranno in futuro, con un decreto sicurezza, decreto Salvini, che permetterà a queste forze dell'ordine di operare anche in maniera più efficiente. E su Via Roma ci lavoreremo, ripeto, la richiesta dei fondi è stata inoltrata e questi casi e i soldi si aspettano, ma proprio per questo, non sapendo con certezza quando questi soldi arriveranno, andava trovata con estrema urgenza una soluzione alternativa per queste forze dell'ordine che da 20 anni che dicono sì sì, ma aspetta l'anno prossimo che procediamo, aspetta, aspetta, aspetta e spera. Noi non aspettiamo più, le abbiamo dato una soluzione più che onorevole di cui loro sono ben felici e adesso cerchiamo di lavorare per ripulire la città e per riportare il livello di sicurezza a livelli quantomeno adeguati. Il passaggio di fascia potrebbe avvenire in questo anno? Sono convinto di sì, sono convinto di sì. Per fortuna che è convinto. No, questo a me fa sorridere, perché è il discorso che facevo prima, no? Che quelli del governo, della Lega, hanno questa fantastica capacità, no? Che se c'è una cosa in campo, loro la tolgono, poi la rimettono, perché poi c'è sempre qualcuno che un applauso in più glielo fa. Lo dicevo prima e così è. Cioè, per le periferie hanno fatto uguale, cioè gli hanno tolto il bando, adesso lo vanno a rimettere, speriamo, dicendo che tutto merito loro. Adesso la questura rimane così com'è. La sede provvisoria in Viale Bornacini c'era già, perché era già previsto e c'era già. Loro la rimettono, cioè gli fanno passare questa cosa come ideata da loro, quando non è così.
Quindi riceveranno sicuramente l'applauso da qualcuno, ma io credo che i cittadini soprattutto, che tra un anno, alla domanda di prima, si rivedranno la situazione uguale per i prossimi 10-20 anni sicuramente, a quel punto gli applausi ne faranno molti di meno. E allora magari ci ritroveremo qua tra un annetto e faremo il punto della situazione proprio con gli atti concreti davanti. Ringrazio il consigliere della Lega Matteo Zoccarato. Grazie a voi. Consigliere del PD Giulio Corazzi. E con Fuori dall'Aula noi ci ritroviamo la prossima settimana.